Gaetano, probabilmente non c'è più spazio, anche perché credo che per le norme del prossimo anno Gaetano rientra nel discorso dei giocatori che vengono dal vivaio, non credo che abbia fatto i 4 anni, quindi a meno che non si stia pensando a cedere Gaetano per cambiarlo con attaccante esterno. Dipende, se l'attaccante esterno, come dicevamo l'altra settimana, è un Berardi o Zazza o una cosa del genere, che può fare anche un attaccante centrale. Preferisco l'esterno, sì, sicuramente. Continuerei a dar fiducia a Djordjevic, che secondo me ti fa ancora, ci fa vedere ancora quest'altra cosa. 7 gol quest'anno con l'infortunio sono stati veramente pochi, quindi punterei su di lui. Andrei più su un attaccante esterno, Sì, sì, forte. una cosa soltanto che esula un po' dal discorso Lazio. Sto vedendo una coreografia del Copenaghen contro il Brøndby. Non so se voi avete mai avuto il piacere di vedere che cosa hanno fatto i tifosi del Copenaghen. Te, Gianfranco, non l'hai vista. No, no. È una cosa che vi consiglio veramente di andarvi a vedere. Anzi, questa è, come direbbe Petrino, è più una scenografia perché è un movimento da parte. Si vede questo cannone che comunque va a sparare contro la curva del Brøndby. Una cosa veramente fenomenale. Ve lo consiglio di andarla a vedere. Bene, e Avete fatto la domanda per il lavoro per l'assunzione alla costruzione dello stadio della Roma? E siamo lì per fare assunzioni, sì. pronto lo stadio. Addirittura. Sì, è uscito l'altro giorno sul giornale, c'era 60.000 posti, qualcosa del genere, per il lavoro, per la costruzione del nuovo Ah, stadio ecco quelle foto che hai messo che stavi in della Roma. fila col modulo. Eh certo, pronto, che fai lo Eri specchietto messo ai primi pure. posti. Va bene. Fortuna ci sono loro. Bene, Alberto. Allora, grazie per essere stato con noi. Abbiamo parlato Grazie a pure voi, noi vediamo venerdì. stasera di Lazio. Ci vediamo venerdì non tanto per parlare quanto per mangiare. Assolutamente, mangiando parliamo. Parliamo mangiando, secondo me c'è tanto parlando ci sarà poco perché con Federico c'è poco da Vabbè, parlare, quindi ci certo. conviene mangiare più È vero. Dai, magari riusciamo a strappare qualche intervista venerdì. Vediamo se poi lunedì riusciamo a mandare in onda. Vediamo, però la dobbiamo fare appena arrivati, che siamo. lavorando per una sorpresa, ci riesco lunedì Sì, faccio una ho sorpresa. letto, non anticipiamo niente. Magari No, fosse, sarebbe un po' molto per bello. scaramantia, un po' per scaramantia. Esatto, sarebbe bellissimo se Ci potesse proviamo, ci proviamo. realizzarsi. Bene, Alberto, allora l'appuntamento con i nostri ascoltatori in radio è per lunedì e l'appuntamento con noi come è per venerdì. Bene, Sì, Alberto, no. buonanotte e forza Lazio. Ascolto, Forza Lazio. Ciao Ciao Marco, Alberto, ciao ciao ciao. Bene, sono le 23 a Radio Roma Futura, questo è il Nido delle Aquile. Marco, magari se vogliamo ascoltare. Adesso ti metto in difficoltà perché non ce l'hai pronto, sì, quindi perché a te ti piace questa cosa, capito? Non stai no, dall'altra. stavolta ti avverto un po' prima, temporeggio. Se vogliamo ascoltare il file della settimana scorsa con i gol della Lazio, Bene. quello che so, così ci sentiamo un po' di momenti in cui in questa stagione abbiamo esultato insieme. Sono i gol della Lazio. Con questo modulo della Lazio, appunto, che si rifletteva nei giorni scorsi, sembra quasi che il pareggio non sia contemplato, perché la Lazio quest'anno ha fatto tantissime vittorie, pochissimi pareggi e molte pure sconfitte, perché mi sembra 11 sconfitte ha fatto con 21 vittorie e siamo comunque arrivati terzi, quindi è un modulo sicuramente che ti porta a vincere tante partite, però pure a perderne tante. Bene, Bene, sei sì, pronto? sono prontissimo mentre vedo che comunque il Nido delle Aquile sta avendo un Un buon grosso successo. successo come ascolti, Sì, anche se. senza motivo questa cosa che mi No, perché stupisce, sto cercando di diffondere il verbo come mi ha imposto Max. mi Quindi. stupisce ogni sera questa cosa che mi dici, mi fa molto piacere. Bene, Bene. ascoltiamoci i gol della Lazio e al nostro rientro sarà ancora Nido delle Aquile, a fra poco. A fra poco.
traversone controllato dalla Lazio, poi un appoggio a Di Gregucci a caso, quindi ancora un cross di Piscetta, colpo di testa di Boni e gol da parte della Lazio con Boni. Lazio in vantaggio con Boni nonostante il tentativo del portiere Bianchi. Rivediamo il colpo di testa di Boni che all'ottavo minuto del secondo tempo ha portato in vantaggio la Lazio. Signore will take the free kick. Yes, he's got it! His first goal for Lazio comes 3 minutes from the end of the run. La palla è ora per Nesta, prova sulla destra la Lazio con questo lunghissimo lancio su quale viene da uno stacco strepitoso, gol eccezionale da parte di Vieri, protesta incredibile, i piedi Eriksson, Vieri porta in vantaggio la Lazio al settimo del primo tempo. Invece Zuzala si incrocia da quest'altra parte per Vieri, Vieri palla sul sinistro, il tiro è ribattuto, poi Vieri va alla caccia del pallone e poi c'è il Trepitoso da parte di Nedved e la Lazio è in vantaggio, 36esimo del secondo tempo. Ancora una caparbia azione di Vieri che ha conquistato il pallone e ha consentito a Pavel Nedved di fulminare il gol 2-1 per la Lazio. Bella palla di Liorani per Ticagno. Verso Klose, Klose l'appoggio, rete incredibile, proprio lui, incredibile Klose. Dai, Mauri in profondità, Candreva, il traversone, e lì la palla alla rete, la Lazio in vantaggio, ha segnato Lulic, esattamente al minuto 26 nel corso del secondo tempo, cambia il parziale allo Stadio Olimpico, ha segnato Lulic, ha segnato la Lazio, l'iniziativa di Candreva sulla corsa di destra, il pallone pennellato all'altezza del secondo palo, seppur preso in controtempo, Lulic è riuscito con l'interno del piede destro a mettere alle spalle di Lobot e a puntare in vantaggio la squadra biancoceleste. Bene, 23:06 è ancora a Nido delle Aquile. Abbiamo con noi per parlare di Lazio, con immenso piacere, l'amico Giovanni Valenza. Buonasera Giovanni. Ciao Gian Franco, buonasera ragazzi, buonasera a tutti i tifosi biancocelesti. Bene, abbiamo parlato a inizio trasmissione della Lazio Primavera e per questo grande obiettivo raggiunto che è la finale del campionato italiano che si disputerà domani alle 18 a Chiavari, e mi fa piacere pure parlarne con te, appunto. Che ne pensi di questa bella realtà del calcio, del calcio della Lazio, insomma, in questo settore giovanile? Beh, direi che anche in questo caso, diciamo, quest'anno la società e quindi ha raggiunto un altro piccolo obiettivo. Parliamo sempre di giovani ragazzi che, sui quali chiaramente c'è ancora molto da lavorare, ma è una squadra che ormai da 3-4 anni gravita comunque nel palcoscenico del calcio italiano, facendo sempre la sua bella figura. Ha già vinto un trofeo, si entra con un altro domani. Si prepara, speriamo, ad affrontare per la prima volta la Youth League, dove la prima squadra che riesca a superare il primo turno, che potrebbe anche essere, se vogliamo, un giusto premio
per questi giovanotti e direi una grande Lazio, una Lazio che non molla mai, grande spirito, tre partite e 120 minuti, la dicono tutta su quello che Inzaghi, diciamo, in parte ha ereditato, in parte è riuscito a mantenere e a costruirci sopra magari ancora di più qualcosa di buono, quindi a proseguire quello che era stato il percorso di Bollini. Quindi una bella realtà con tanti ragazzi che potrebbero far parte anche della Lazio del futuro. Sì, la cosa che a me stupisce è proprio il modo con cui affrontano le partite. Molte partite che sembrano ormai destinate per il peggio, loro riescono a raddrizzarle con il pareggio e a volte a vincerlo. Veramente la partita emblematica di quello che dico è stata quella con il Palermo. Sono veramente impressionanti per come affrontano come gruppo proprio tutti insieme. No, in effetti infatti è proprio questa la cosa, che anche la grande maturità che dimostrano in campo, il fatto che credano molto nei loro mezzi e in quello che tra l'altro anche loro in qualche modo fanno emergere dalle dichiarazioni, delle interviste che fanno, cioè un grande spirito di squadra dove tutti corrono per tutti, dove anche appunto un neo entrato a pochi minuti alla fine riesce a diventare protagonista, parliamo di Rossi, con dei gol fondamentali per il passaggio del turno, e quindi direi sì, in effetti una grande prova di maturità, quindi una squadra che sempre contestualizzata nel torneo che fa, quindi comunque sempre ragazzi di primavera, ma sembra molto matura, molto più grandi di quello che poi è la realtà della loro età, ecco, perché penso che poi alla fine, ecco, poi quando vediamo Cataldi che ci stupiamo se poi lo vediamo entrare in prima squadra e a parte qualche sbandamento che credo sia normale, prende comunque in mano e sa prendersi delle responsabilità. Anche se è così giovane, ecco, c'è grande personalità, grande preparazione anche mentale alle gare. Chi ti piace proprio, parliamo magari di qualche singolo di questa Lazio primavera? Noi abbiamo già parlato di Economidis e Pace in precedenza. Ma guarda, ti dico, ho visto qualche partita e devo dire che anche se ha fatto qualche errore, fa quasi sempre un piccolo errore a partita, il portiere mi dà grande sicurezza, quindi Guerrieri secondo me è un portiere, tra l'altro, di cui già si parla anche per una eventuale Serie B a Salerno, quindi sì. Dico che lui è quello che mi sembra il più grande, diciamo, dal punto di vista fisicamente della cosa che ho visto giocare in queste ultime partite. A me mi piace molto anche Murgia, mi piace molto Palombi. Mi fa sempre un po' arrabbiare su Calà, che associa a delle grandi qualità tecniche e a volte degli atteggiamenti che proprio non mi fanno impazzire, e poi devo dire che sono Rossi che viene da lontano ma che sta dimostrando di avere numeri importanti, considerando che questo è il suo primo anno di primavera, è un ragazzo che va seguito. Poi naturalmente ci sono già i nomi di ragazzi come Stech, per sé, che già sono praticamente Pioli, quantomeno li ha già prenotati per il ritiro di Alonso, quindi già parliamo di ragazzi che hanno delle solide basi da cui stanno riusciranno a partire. Quindi direi che è più di un giocatore che secondo me alla fine in un modo o nell'altro troverà spazio anche nel calcio professionistico. Sì, appunto dicevi che andranno in ritiro ad Alonso, quali sono i nomi, che ricordameli? Ma diciamo, ma faccio per ieri, che che dico, a parte Guerrieri che probabilmente andrà a Salerno, ma comunque il ritiro di Alonso lo farà sicuramente, Sec o Economidis sono quelli praticamente sicuri. Poi c'è Perse, sul quale c'è ancora qualche pensiero, però ecco, su Sec tu Carano probabilmente. Quindi questi almeno sembrano i nomi che Pioli ha proposto a Stade per portarvi nel pre-ritiro di Alonso di Calore. Ottimo, sì, su Tuncarà infatti ne abbiamo parlato pure prima.